Ma sai che stavo ragionando poco fa con Flavio, Giuseppe, che vabbè, questo è un discorso generale, poi non lo so se approderà a qualcosa di visivo, però sai, ci chiedevamo perché è diventato così importante l'hardware, perché si parla solo dell'hardware e non dei giochi. Perché effettivamente i giochi sono qualcosa di non commercializzabile, nel senso che a volte le idee più strampalate prendono successo. Vedi Apex, che anche se non è stato spinto, comunque ha avuto successo, vedi Fortnite, vedi Minecraft. E invece ogni volta che si tenta di fare un gioco per vendere, fallisce miseramente. No, ma perché quando si cerca di fare un gioco per vendere, si vanno a recuperare degli stilemi che sono visti e rivisti, non si vuole sperimentare. In effetti la cosa che io ho odiato nel periodo che chiamo il medioevo videoludico, non c'era nemmeno più la follia. Qualsiasi gioco è diventato col tempo, qualsiasi saga, piano piano è diventata sempre più seriosa, matura. Sarà sto fatto di inseguire il cinema, di renderlo il media videoludico più aulico, più simile al cinema, non lo so. Ma se ci fai caso, è andato tutto a diventare più serioso. Cioè, pure Tomb Raider. Cazzo, Tomb Raider era bello perché ammazzavi le tigri, i dinosauri, in mondi strampalati. E poi è diventato quella roba matura, seria, pallosa. Per carità, cioè non sto dicendo che sono giochi brutti questi qua, ma è andato a morire il senso dell'ignoranza videoludica. Cioè, cazzo, dove è finito il porcospino blu, l'idraulico che va a salvare la principessa così a caso? Per l'appunto io per quello ho amato una roba tipo My Friend Pedro. Cioè, My Friend Pedro è proprio il dettame del videogioco vecchia scuola. Cioè, ed è anche iconico come personaggio. Cioè, è fantastico. Non so se è chiaro, non voglio dilungarmi come al solito negli audio. Perché le aziende non rischiano più, cercano di stare pure ad accontentare le persone, ma non è detto che il gusto delle persone sia veramente quello che vogliono. C'è sta cosa che stanno tipo i Game Romancer che ci fracassano i coglioni dicendo che bisogna fare robe mature. No, cazzo, sono videogiochi. Ma infatti non è che le idee strampalate, è perché uno che vuole videogiocare vuole quella roba strampalata, divertente, fuori di testa. E poi proprio nell'essere fuori di testa, che tu non hai limiti, quindi l'immaginazione si spinge a livelli pazzeschi, quindi inventi nuove tipologie di gioco. E quello è tutto. E invece quando ti muovi nella realtà, cioè non ti puoi spingere chissà dove. Vedi i titoli Naughty Dog, vedi, ho detto l'evoluzione di Tomb Raider. Non è che puoi far spuntare un dinosauro dal nulla per rendere la meccanica di gioco un po' più interessante. Devi per forza giustificare da dove esce quel dinosauro, diventa difficile. Spero di essere stato chiaro, ma al solito non riesco a essere sintetico. Volevo dire, guarda, hai detto proprio delle cose sacrosante, hai ragione. Purtroppo, da quando siamo passati al lato troppo serio del mondo videoludico, si è andato proprio a perdere il fatto sperimentativo, il fatto anche di fare cose pazzesche. E questo è proprio, ci siamo andati a perdere tutti, essenzialmente. Che poi adesso fortunatamente, dico io fortunatamente, ci sono gli indie che hanno raccolto questa cosa, perché negli indie questa cosa la ritroviamo. A me non, poche volte mi è capitato di vedere giochi fatti da altre persone che riprendevano questa cosa del divertimento e li benedicano sempre. Invece i sviluppatori AAA hanno deciso di prendere questa strada seriosa. Che hanno deciso di inseguire il cinema, come hai detto tu. Io ero sempre un po' dispiaciuto del fatto che i Naughty Dog abbiano smesso di fare giochi come Jak and Dexter, perché quelli sono giochi che rimangono. Invece The Last of Us come gioco di per sé non ti rimane. Non ti rimane perché alla fine, a livello di gameplay, come ho già detto, non è niente di che. Certo, come storia sarà anche toccante, tutto quello che volete, però alla fine stiamo sempre parlando, come dicevi tu, di un videogioco. E con un videogioco mi dovrebbe anche divertire e rimanere.
Io sono stracontento di una cosa che, nonostante tutto, Nintendo sia rimasta abbastanza fedele alla sua, a questa visione del divertimento. E io non sono d'accordo con chi dice che avere anche, diciamo, tranne semplice, cioè che critica Nintendo a prescindere per questo, sbaglia. Sbaglia proprio a prescindere, non ne capisce proprio l'essenza. Che poi perché dovremmo sempre avere queste trame serie in cui dobbiamo sempre riflettere, dobbiamo sempre capire. A me mi basta anche divertirmi, basta, senza starci a pensare più di tanto. Proprio recentemente stavo giocando il vecchio Doom, quello del 93, proprio il primo, che io sono riuscito, l'ho recuperato perché all'epoca non l'ho mai finito. E ti dico che mi sto divertendo un sacco. Non c'è storia praticamente. L'unica parte in cui c'è storia è verso la fine, quando finisci il gioco e ti fa questa didascalia. Ma questa non ne sento la mancanza. Cioè, mi diverto semplicemente a sparacchiare e a non pensare a nulla. Punto. Che poi sia chiaro, io non è che denigro a prescindere i giochi con storia, altrimenti non mi piacerebbe Hellblade e Senua's Sacrifice. Solo che dico che a volte ci sarebbe pure bisogno di essere un po' più rilassati e di far anche divertire i giocatori, perché alla fine, lo dice il termine stesso, siamo giocatori e ci dobbiamo divertire alla fine. Che poi la cosa fastidiosa è che tipo denigrano un Super Lucky's Tale per il fatto che abbia quelle meccaniche, e invece mi vanno a esaltare questi giochi come Death Stranding, che sono pallosi e ai limiti dell'assurdo, devi stare lì a capire la storia. Boh, io a volte non comprendo sempre questo ragionamento. Per esempio, una cosa veloce, non ho ancora ascoltato il tuo audio, solo l'incipit. Riguardo gli indie, la cosa che mi fa riflettere, ma chi è che ha deciso che i Metroidvania non interessavano più a nessuno? Chi è che ha deciso che i platform 3D non interessavano più a nessuno? E tanti altri generi che erano scomparsi, poi hanno cominciato a fare gli indie e sono esplosi come la Madonna, perché tutti aspettavamo un cazzo di Metroidvania, ora siamo sommersi. I roguelike che erano scomparsi, siamo sommersi anche di roguelike. E così via altri generi. Cioè, non so chi è che aveva deciso che questi generi dovevano scomparire dalla faccia della terra. Il running gun pure, Cuphead. Cioè, quanto cazzo ha venduto e che hype c'era per Cuphead? Perché da una vita non usciva un running gun decente. Cioè, non so chi è che aveva deciso che tutti questi generi dovevano scomparire nel nulla. E infatti gli indie poi, essendo una nicchia scomparsa, si sono messi a darci sotto, a creare, per esempio, pure Sonic. Chi è che ha detto a quelli di Sonic che nessuno voleva giocare più in 2D? Infatti poi sono nati Freedom Fighters, cloni su cloni di Sonic, i cloni di Wonder Boy, di Shinobi, Messenger, cioè Shinobi perché non l'hanno più prodotto? E poi è uscito Messenger, che è un clone di Shinobi, e così tanti altri titoli che sono scomparsi che non si sa perché li hanno fatti scomparire. Cioè, l'IP ce l'hanno ancora i diritti, ma non hanno il coraggio di pubblicare. Chiudendo il discorso degli indie che hanno preso l'eredità. Questo per me è un enorme mistero, nel senso che non si sa che hanno pensato. Forse hanno visto che non vendevano, forse hanno pensato che i giocatori odierni non gli sarebbe piaciuto. Ci sono tante motivazioni, una secondo me più assurda dell'altra. Sta di fatto che gli indie sono stati la salvezza del videogioco, per fortuna, ma per fortuna dico io. Ah, poi rispondo anche a Cyrus che aveva chiesto l'obiezione perché si parla di hardware. Effettivamente, col concetto che ci ha dato di Nintendo, effettivamente se pensiamo, Nintendo è l'unica che non parla mai di hardware quando lancia una console. Parla di features per divertirsi e pubblica i giochi, dice ci sarà questo, ci sarà quest'altro. Cioè, la cosa più figa di Nintendo è che ti dice uscirà un gioco dei Pokémon, uscirà un nuovo Metroid, uscirà, cazzo ne so, un'altra roba della loro IP. Basta, a nessuno della Nintendo che compra Nintendo gli interessa sapere se la console quanto spingerà, quanta potenza macinerà. A nessuno interessa. Questo fa riflettere, che effettivamente si ricollega all'obiezione di Cyrus che dice si parla solo di hardware ma non ci sono giochi. Ed effettivamente è quello il motivo, perché non si può pubblicizzare un gioco. Ciò che invece Nintendo fa la grande. E tornando anche al discorso dei giochi vecchi, io di recente ho ripreso Link to the Past.
perché era da una vita che non lo prendevo in mano. Ho detto, oh, quasi quasi rigiochiamo, vediamo, fa schifo. No, invece, cazzo, mi sono rintrippato l'altra sera. Mi sono fatto 4 ore di gameplay a Link to the Past di seguito e non me ne sono manco accorto. Parlo di l'originale, quello per SNES. Cioè, quando tu capisci quando un gioco è veramente fatto bene, quando erano curati all'epoca, sarò un nostalgico del cazzo, però su un gioco che non invecchia vuol dire che è un gioco ben fatto.